Buonasera ed eccoci arrivati a quello che è il nostro ultimo incontro questa volta. Un ultimo incontro che vuole essere un po' riassuntivo del percorso che abbiamo fatto insieme, ma che volerebbe essere anche un po' un ponte, verso una continuità che speriamo di poter avere in forme diverse con iniziative in vivo. E spero che in un qualche modo questo possa presto essere possibile. Che cosa ripercorriamo un po' insieme alcuni di quelli che sono stati i passaggi che era un po' mia intenzione sottolineare? Riprendiamo un attimo quelle che sono le caratteristiche di questa malattia, quindi delle malattie, delle varie demenze. E tra queste dell'Alzheimer, che a volte parliamo di Alzheimer in generale, ma magari sono forme anche diverse di demenza. E dicevamo in uno dei primi incontri come questa imprevedibilità, ma anche ineluttabilità, susciti nel caregiver delle grosse difficoltà e delle forti, intense reazioni anche emotive, perché l'imprevedibilità dell'evoluzione, pur in una generica, generale prevedibilità, mettono in uno stato continuo di allarme, possono suscitare sentimenti di inadeguatezza, di impreparazione. Di allarme, di equilibri che sembrano essere trovati per un certo periodo e che invece improvvisamente si rompono. Bisogna andare alla ricerca di nuovi equilibri perché succede qualcosa, spesso anche di molto improvviso, e che cambia di molto la situazione che avevamo accettato in un qualche modo. Abbiamo visto come appunto la ineluttabilità del processo di decadimento cognitivo e con tutto quello che comporta, perché comporta la memoria, comporta il linguaggio, comporta la comprensione, comporta nelle fasi finali anche l'autonomia sul piano fisico. Questa ineluttabilità a volte dal caregiver non viene facilmente accettata, forse non è facile da accettare, diciamolo. Vorremmo in tutti i modi fare in modo che la malattia si arresti o che vengano recuperate delle capacità, delle competenze che vediamo perse. E sappiamo invece, dobbiamo cogliere il fatto che questo sì, qualche farmaco e le stimolazioni ambientali di vario tipo, più o meno strutturate, possono certo influire sul rallentamento di un certo processo, però prendere atto di questa ineluttabilità significa anche porsi come caregiver in un modo più realistico. E piuttosto che vedere, abbiamo detto, quello che abbiamo perso, che non c'è più, poter vedere che quindi non si può più fare, poter invece guardare agli spazi di possibilità che ancora ci sono. Lo abbiamo visto per il linguaggio, l'abbiamo visto per altre cose. Posso ancora fare qualche cosa? Se vedo la relazione come cura, se vedo il conservare, il restituire dignità al malato guardando la persona piuttosto che la malattia, all'Alzheimer, quindi poverino, ormai così chissà che cosa succede. E quindi in un qualche modo mi arrendo, è un po' il rovescio della medaglia di un eccesso di attivismo, del volere fare comunque a tutti i costi qualcosa per fermarla la malattia. Ma tutte e due queste situazioni ci faranno sentire
impotenti, inefficaci, inadeguati, e questi sono sentimenti che proviamo e che spesso ci portano anche a veri e propri stati depressivi, quel senso di tristezza della perdita e di impotenza nel poter fare una qualunque cosa. Quindi quello che ho cercato di mettere in evidenza nei nostri incontri è proprio invece che se guardiamo alla cura, a curare la relazione e a curare la persona nelle sue possibilità, non sostituirsi, aiutare l'autonomia. Valutare ogni volta ciò che posso chiedergli, ciò che ancora può fare, e aiutarlo in questo, sicuramente questo è qualcosa che aiuta a mantenere anche una serenità anche in alcuni comportamenti che spesso possono essere disfunzionali, possono essere in qualche modo attutiti, ammorbiditi. Con un'attenzione di questo tipo. Si tratta quindi di uno sforzo, di un impegno grande, quello del caregiver su tutti i fronti, che è quello di cercare un incontro possibile, con il mondo del malato, un mondo che è un mondo altro rispetto a quello che noi viviamo, che noi percepiamo, perché si alterano le percezioni, diventa difficilissima la comunicazione, diventa quasi impossibile la parola, però abbiamo visto che possiamo invece, nonostante questo, possiamo sempre agganciarci a qualche cosa che ci dà delle possibilità. E queste possibilità sono anche quelle che possono alimentare il nostro senso di efficacia e il nostro senso di competenza, piuttosto che il senso di disperazione, che tutto è perso e che non si riesce a fermare la malattia. Vedere quindi l'io sano piuttosto che l'io malato, vedere la persona piuttosto che la malattia, è un po' il messaggio che ho voluto trasmettere, passare in tutti questi nostri incontri. Certo, forse qualcuno di voi dirà e si fa presto a dire e poi a fare, perché il quotidiano con un malato di Alzheimer o di demenza di altro tipo è veramente molto molto faticoso e ogni stadio ha la sua faticosità. Lo stadio iniziale, lo stadio quello più intermedio o addirittura quello finale dove sappiamo e siamo consapevoli che stiamo andando veramente verso la perdita della nostra persona cara. Però c'è un bisogno di assistenza proprio fisica anche continua. Quindi ogni situazione e ogni fase della malattia e ogni modo in cui questa malattia si manifesta chiaramente richiede un grande impegno. Abbiamo visto però che riflettere un attimo sul contributo che il contesto ambientale, fisico e di relazione ha su quelle che sono le manifestazioni della malattia, quindi il comprendere, il dare un senso, può essere di aiuto nel gestirla. Quindi, ecco, dicevo, favorire questo benessere curando la relazione e considerando la relazione come cura. Abbiamo visto anche, proprio di recente, come sia importante salvaguardare e proteggere anche se stessi per poter essere più efficaci nella protezione con il nostro caro ammalato. Sì, riflettendo su questi nostri incontri, io mi sono spesso resa conto di non avere certo dato molte risposte. Alla fine di ogni video che ho fatto, di ogni argomento che ho affrontato, mi sono detta avrei potuto dire questo, forse sarei stata più chiara dicendo quest'altro, forse potevo fare questo esempio.
mi rendo conto che sono state, come si dice, delle pillole, che era un po' quello che ci proponevamo. Però se a conclusione di questo ciclo, anche solo una piccola riflessione, anche solo un'informazione in più, che vi è arrivata, anche solo un piccolo cambiamento che vi è stato stimolato, eh? Vi è stato dato qualche stimolo che vi ha aiutato a vedere le cose in un modo diverso, anche piccolino, piccolino, piccolino. Ecco, credo che l'obiettivo di sentirsi di volere essere in questi mesi vicino a voi, forse è stato raggiunto. Con l'auspicio appunto di potersi rivedere, ma vi voglio lasciare con alcune cose, perché altrimenti sembra, e questo lo vivo in prima persona, sembra che ci debba essere una ricetta per tutto e che come caregiver dobbiamo saper fare questo, dobbiamo guardare a quell'altro, dobbiamo stare attenti ai nostri comportamenti, dobbiamo comprendere i comportamenti del malato. Ecco, un piccolo, non è un decalogo perché sono meno i punti che vi voglio dare, però vorrei lasciarvi un po' con queste cose. Il caregiver ha il diritto di essere stanco, ha il diritto di sbagliare, ha il diritto di fare scelte che di volta in volta, nella sua specifica situazione, ritiene le più adeguate, senza doversi confrontare con eventuali giudizi esterni. Dico questo perché mi capita molto spesso di sentire caregiver, famiglie che hanno dovuto fare scelte che magari non avrebbero voluto fare, come mettere il proprio caro in un istituto. In questo periodo la situazione così drammatica ci fa pensare alle RSA anche in un modo particolarmente drammatico. Io credo che tutti noi vorremmo prendersi cura del nostro caro fino all'ultimo momento, fino all'ultimo respiro della sua esistenza. Vorremmo prendersene cura avendolo vicino e tenendolo nel suo ambiente. Però non tutte le situazioni sono uguali, non tutte le condizioni familiari sono uguali, non tutte le manifestazioni della malattia sono uguali e allora diciamo, sospendiamo ogni giudizio su quelle che sono valutazioni individuali e scelte che sicuramente sono state fatte anche con il cuore. Ecco, quindi permettiamoci anche di sbagliare e permettiamoci di fare le scelte a prescindere da come queste scelte possono in qualche modo essere valutate o di cui temiamo il giudizio. Io spero davvero che possiamo riprendere in vivo una qualche forma di vicinanza, che con il quartiere, con l'affratellamento con altre istituzioni con cui ci sarà possibile una collaborazione, possiamo essere in un qualche modo di supporto. Grazie.